perché sono qua? Per dare la bellissima intro per il vlog dove io non ci sarò perché devo lavorare. Ho un lavoro vero! Quindi yo 4 milioni di sub, ragazzi, 4. Non mi faccio vedere. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Brett Rositri. Oggi con me c'è Verrens. Sono con Verrens. Infatti, siamo a casa mia. Ciao a tutti ragazzi, sì. Benvenuti in questo nuovo video. Inizio a trovare. No, ok, privacy. Comunque, sì, sulle social privacy, certo. Sì. Comunque, oggi siamo nel video Q&A che vi avevamo promesso. Venuto apposta da Milano per fare sto video. Credeteci. Sì. E risponderemo alle domande, quindi, che ci avete proposto. Quindi io direi di perdere altro tempo e cominciare subito a leggere le cose fantastiche che ci avete scritto. Mi raccomando, se avete altre domande da farci qui sotto nei commenti, hashtag Q&A a sto giro, non fuck, perché fuck è brutto. E da lì, da 2012, quando la gente si divertiva a scrivere fuck you time perché faceva ridere XD. Se scrivete qua sotto nei commenti tutte le domande, nel caso un ci faremo fuck, quando Black Velocity scenderà di nuovo. Tra un anno, quindi avete tempo. Infatti, avete molto tempo. In ogni caso, possiamo cominciare subito. Che possiamo cominciare con questa domanda qui, molto tranquilla. Ci ha proposto Admood. Admood. Che dice hashtag fuck, che scuola superiore avete fatto? Elettrotecnico. Maiorè. Maiorè, per chi è di Bari sa perfettamente cos'è il Maiorè. Aia Pigia, la mafia. Come state? Bello. Non si faceva un cazzo, ci credo. Prendevo per l'otto a casa. Io invece liceo linguistico Marco Polo. Sì, ho preso una delle dei diplomi più inutili di questo mondo. Schermata grigia, isopem. Tant'è che ogni volta che devo giustificare il fatto che io non conosco qualcosa, lo dico perché ho fatto il linguistico. E quindi sono ignorante di me. Sì, infatti. E quindi purtroppo la gente che fa il linguistico finisce pur un po' per sapere solo le lingue. A lavorare per il McDonald's. Non lavoro manco per lavorare quello. Senza contratto con il McDonald's, sottopagato e a pulire pure i cessi. Vi denuncerò. Passiamo alla domanda di Angelo Rapisarda. Cosa ne pensano di Yu-Gi-Oh! I vostri genitori? Semplicemente. Parto io. No, parto io. Semplicemente non ne hai fatto un cazzo. Non è vero, racconta sì, bene. E buttate via i soldi su delle carte. Ok, ci sta, però è un passatempo. Come se abbiamo la PS4. Però comprare i giochi a 70 euro per day one è come comprarsi una carta tipo Fantasmi o che ne so, al giorno di uscita. Zitto. Farsi un mazzo for fun è una cosa, farsi un mazzo tier è un'altra. So io che ho fatto Thunder Dragon. Ci ho speso un po', però chi ha un lavoro ed è tempo libero può farlo, senza problemi. Se non avete soldi non lo fate. Se avete disponibilità, se non avete soldi e volete giocare a Yugi, fatevi o delle carte proxate, o giocate con gli amici, oppure fate un mazzo per fan. Oppure usate Yu-Gi-Oh! Pro. Chi non ha soldi non ha più. Ah, tu dici? Poveri di merda! Tu almeno ce l'hai con più. Ne hai due! Io se per questo ho anche 11 mazzi, scusa Tutti for fun. In ogni caso, per quanto riguarda lui c'è stato questo discorso. Per quanto riguarda me invece, ogni tanto mia madre dice ma perché spendi soldi per queste cose? Perché è una passione? E quindi niente, però diciamo che non gliene frega un cazzo. Cioè gli do un po' sul culo quando tipo spendo 20 euro per fare uno sneak peek. Però io so come funziona, lei no, quindi so che conviene fare gli sneak peek. Quindi a questo punto ci si passa a volte. Molto raramente, però a volte no. Infatti, cioè, se dovete spendere soldi per Yu-Gi-Oh! Spendete soldi per giocare, non per provare a passare, perché con Yu-Gi-Oh! Ci andate sempre in perdita. Dipende cosa dovete fare, se collezionismo oppure gioco. Basta. Collezionismo è più costoso, però c'è soddisfazione. Ricordiamoci, una carta occhi blu della prima espansione, quanto cazzo costa? Mettiamoci in questa Drago cosa. Bianco che blu, no, da mazzo introduttivo. Questa Kaiba è slivata perché dietro è una merda, quindi no, lasciamo stare. Allora, non è che dietro è una merda, questo Drago Bianco che blu ha visto la guerra. Ha visto suo cugino. Cioè, ha visto la guerra. Adesso, chi guarda questo video è amante del Drago Bianco che blu piangerà. Piango io. Dammi. È peggio pure dall'altra parte, pure peggio. Madonna, sembra una carta, ragazzi. Presente la spiaggia che c'è da scala 40? Cioè, peggio.
è slivato per non fargli peggiorare la situazione. Però vale più lui che bannato. In ogni caso, non provate a plassare con Yu-Gi-Oh! Perché tanto non si può. A meno che non siete me. Divertitevi e basta. Fuck! Provate a fare Magic. Allora, su questa ho un appunto. Domanda di Redu 88. Allora, non corre buon sangue tra giocatori di Magic e di Yu-Gi-Oh! Si è sempre saputo. Adesso ci si era avvicinati un po', ma io non vado a spendere soldi sia su Yu-Gi-Oh! Che su Magic. Magic, diciamo che è un gioco più complicato, più strategico ed è anche molto molto più costoso. Infatti ci sono carte che costano. Il Black Lotus. Mi faremo vedere una carta costosissima che ho trovato nei gruppi. 9.000, 10.000, oh, basta. Cioè, ragazzi, la droga, 10.000 euro per una carta. Dai. Cazzo, ce ne sono carte Yugi da 200 euro. Sì, 200 euro sono 200 euro, 9.000. Siamo tutti con... Quelle, sono sei stipendi. Quelle vinte ai YCS? Cioè, un pugno in faccia a chi non arriva a fine mese. Il Chad vinto al YCS, quanto è che costa? Sì, ma quella è una carta, come si dice, promo card. Ne esiste una al mondo, invece di quella esistono parecchie. Esistono 4-5 di... Magic è un mondo che non mi ispira, sinceramente. Yu-Gi-Oh! È più easy, più accessibile a tutti. Magic devi giocare per competere, se no, ciao, non giocare. Per quanto riguarda me, io a Magic, di Magic ho un mazzo, ho delle carte, mazzo però nero. È un mazzo introduttivo, è uno di quelli rosso-nero, quindi sostanzialmente partite in real di Magic è impossibile. Come l'hai ottenuto questo mazzo di Magic? Signor Facendo Vincenzo. Una prova gratuita. Di quindi gioco. Di Magic, sinceramente, non lo seguiamo. Però, dato che al gioco tutto sommato ci so giocare, è molto simile per quanto riguarda le regole a Force of Will, per esempio, potrei portare dei video su Magic the Gathering Arena. Quindi fatemi sapere se ne volete qua sotto nei commenti. Lui sicuramente non lo vedrete mai su Magic perché non lo ispira. Cioè magari per uno scazzo, ma magari come scazzato di brutto. Su giochi a scazzo, appunto. Giocare Magic male. E non, cioè, per farvi rendere conto, non ha provato nemmeno a giocare a Force of Will, quindi... No. Una volta ho giocato con te, a Force of Will. Non c'è capito. No, alla terza partita ci ho capito qualcosa. Ma ragazzi, no. Già le meccaniche di Yugi per me sono abbastanza complesse. Non sono un giocatore costante, quindi non gioco a due giochi, ne gioco uno solo, ma non costantemente purtroppo. Infatti io Force of Will non lo porto avanti perché giocare due giochi di carte contemporaneamente è molto costoso. È un mindfuck di quelli impressionanti, di quella te lo trovi a Magic. Prossima domanda, Cristian Bonini chiede: fuck, a che anno avete perso la verginità? Se è troppo spinta, ditemi che cambio. Non preoccupare. Cambiala. Cambiala. I giocatori di carte perdono la verginità molto tardi. Ma vabbè. Dipende dalla tua missione di vita, mamma. Allora. Che filosofia, ragazzi. Vaffanculo. Sinceramente, io se devo essere sincero, quest'anno. Però diciamo che non punto molto a divertirmi, punto più alla stabilità con una persona, è una scelta. Stesso ragionamento che ho io ho perso la verginità. Allora, io conobbi questa ragazza a Lucca Comics e dopo un anno ci siamo messi insieme per puro miracolo. Allora, io ero una di quelle persone che no, quando andavo a scuola pensava di finire tipo quel film famoso 40 anni vergine, avete presente, no? Io pensavo di arrivare oltre i 40, cioè proprio cintura di castità. Però... Con senza chiave. Senza chiave. Presa la chiave buttata nell'arno. Che ovviamente... Filo laser. Sì. Ovviamente l'arno è una lavatrice, non è un... No vabbè, forse tu non l'hai capita questa citazione. Il collegio 4. Quindi, di conseguenza, ho trovato questa ragazza che per miracolo, secondo me, me l'ha data. Quindi sostanzialmente a 20 anni ho perso la verginità, è successo ormai 3 anni fa, infatti mi si è ricreato la verginità a furia di non andare avanti, perché sì, sono single da 3 anni a tutti gli effetti. Vabbè, è il destino dei giocatori di carte, come dice il caro amico Provincia. È il destino da YouTuber. Anche, no, però quando gli YouTuber incominciano ad avere 100.000 iscritti voglio vedere la gente che poi arriva sul canale e dice me lo fai, mi fai mettere incinta la te... E poi è stato detto da te, 100.000 iscritti, ma quando mettiamo il counter visibile a tutti? Ultima domanda viene da...
un coso chiamato Ing215, leggila. Allora, noi avevamo messo un post anche su Instagram, Facebook e Twitter. Ovviamente nessuno ci ha cacato. Per avere più cercare le più interazioni. Tranne lui, tranne Ing215, che ovviamente ci scrive Vergens. Si chiama Vergens perché è vergine. Vergines, che divertente! Vergens assomiglia a vergine, quindi sei vergine XD, che divertimento! Ragazzi, andate a tempestare di dislike i suoi video e andate a chiudere il canale. Ing215 barra White Nazi. No, Ing215 e basta il canale. Dovete assolutamente segnalare i suoi video, così li chiudono il fottuto canale, giuro. No, comunque, seriamente parlando, allora, ho deciso di prendere questa cosa, per quale motivo? Questa domanda. Seriamente, per quale motivo? Perché magari prima o poi qualcuno l'avrebbe saputo per quale motivo mi chiamo Vergens. E anche di te, Black Velocity. Perché ti chiami Black Velocity? Perché gli piacciono le macchine e ha scelto un colore che gli piace, quindi Black Velocity. Anzi, precisamente perché ha visto il video di Zeb dove odia i nickname utilizzati. Ha visto Black, ha detto Black Velocity, wow! Diamo fastidio a Zeb. Che? Dai, seriamente, perché... appunto per questo. Ah, ok, ho azzeccato. No, è stata un'idea senza, diciamo, un filo conduttore logico. Mi è venuto questo nome. Magari un giorno capirete per quale motivo è nato Gaming Tonight e qual era il progetto iniziale, anzi sicuramente speciale, 100.000 iscritti. Ve lo spoilerò io, ha un sacco di tempo. Comunque, per quanto riguarda Vergens, allora, immagino che tipo nessuno di voi conosca un gioco online che si chiama Dark Orbit. Dark Orbit è un gioco online, browser game, dove giocavo quando avevo 8-10 anni, insomma. Prima di incominciare a giocare a Metin 2 giocavo a sto schifo online. E sostanzialmente lì c'era una navicella che si chiamava Vengeance, Vendetta. Quindi c'era questa navicella che si chiamava Vengeance, solo che io ero un bimbo stupido Vengeance! E non so per quale motivo avevo chiamato questa navicella Vengeance e mi piaceva. E quindi io dicevo, vabbè dai, voglio comprare la Vergens e quindi mi chiamo Vergens. E da quel momento in poi sono diventato Vergens. E dopo che ho cambiato nome, dopo che ho cambiato nome in Vergens, mi sono reso conto che quella navicella si chiamava Vengeance. E ti sei sentito una merda. E quindi ho detto, vabbè dai, lasciamo Vergens, è carino. Tutto sommato, poi non immaginavo che sarebbe diventato Verginens o Vergine per certa gente. Però sta gente c'ha qualche cromosoma in più rispetto alla norma, quindi. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Video tag. No, non è un video tag, è un Q&A. Perché siamo in due tag. Effettivamente, però ha senso. Spero che questo Q&A vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete altre domande qui sotto nei commenti, oppure su Instagram in direct, seguiteci su Instagram, seguiteci su Twitter, seguiteci su Facebook. Ci sono tutti i link in descrizione. Insomma, interagite con il canale. Infatti. Se no qua non si porta mai la maschera. Anzi, consigliate anche a lui che cosa portare, perché lui non sa mai che cazzo di video portare. Non sa mai che serie fare. Quindi di conseguenza aiutatelo voi. Come pagare le bollette con lo stipendio di YouTube. Aiutate Black Velocity a capire che cosa deve fare, che video deve portare, perché se no lui non ha idee. Lui è l'uomo senza idee, non sa che cosa fare su questo canale. Canale? Qual è? Sarà la maglietta, la vedi? Indossala! Sbiadita! Sì, ma come va? Forse ti va, perché no. Ero grasso quando l'ho fatta. Ma io sono vabbè, grasso di te. Adesso. Quindi ragazzi, ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. E ciao a tutti!